Basta andare in centro per vedere come sta cambiando la vita della città. Pochi turisti, alcuni studenti, ma anche importanti filosofi, come l'ex sindaco di Venezia, Massimo Cacciari. Gli effetti più negativi per il turismo e l'economia in galleria si sono iniziati a vedere martedì sera. Il portavoce dell'Associazione Salotto di Milano è Pier Antonio Galli. Che in galleria le attività le più disparate, quindi pubblici esercizi, quindi ristoranti, bar, ma anche negozi legati al lusso, all'abbigliamento. Dal momento delle ordinanze di restrizione ne hanno risentito fortemente e la diminuzione del lavoro è stata via via sempre più forte fino ad arrivare a un meno 90% di questi ultimi due giorni. I musei e i teatri sono chiusi e anche le scuole e le università rimarranno ferme per un'altra settimana. Riapriranno il 9 marzo. In quanto tempo i lavoratori milanesi torneranno alle proprie abitudini? Quando riapriranno le scuole, quando le aziende decideranno che lo smart working non sarà più una misura particolarmente necessaria ed utile, probabilmente si ritornerà alla vita di prima. Invece per le aziende che in particolare sono alimentate dal turismo, per quelle sarà molto più difficile. Frenesia e rumore, sono queste le prime parole a cui generalmente si pensa parlando di Milano. In questi giorni, invece, non è così e i punti nevralgici della città come i Navigli sono svuotati al punto da poter ascoltare il rumore dell'acqua e quello del vento. È vuoto il Navigli, non arriva il turista, io c'è un amico che c'è Airbnb, azienda Airbnb, le hanno cancellato 50 prenotazioni. Il problema è l'economia. Perché certo. Non succede niente, la gente che muore è gente di 80 anni, la gente entra in paranoia, paura. Il contagio, per quanto possa essere veloce, facile e quant'altro, può avvenire tranquillamente nelle fasce orarie prima delle 6 o dopo le 6. Crede che sia una cosa aspettata? Inutile proprio, senza criterio. Abbiamo visto le testimonianze dei baristi, una delle categorie maggiormente colpite dalle misure attuate per l'emergenza coronavirus. Chiusura alle 18 e locali vuoti, ma è tanta la voglia di ricominciare. Noi andremo oltre l'ordinanza che era stata decisa nei giorni scorsi, andremo però avanti, cioè come stanno facendo praticamente tutti quanti, ed è una cosa piuttosto giusta, a dimostrazione che molto probabilmente questo virus, sì, è vero, è una cosa che crea disagio, ma al di là di tutto la vita continua, non è che si può fermare. Via Sarpi è irriconoscibile. Il cuore di Chinatown si è fermato per paura del razzismo da coronavirus e non pompa più la sua vivace linfa vitale, come racconta anche William Chu. Da che è partita questa notizia del coronavirus? A gennaio si sono bloccate tutte quante le iniziative, tipo il Capodanno cinese, sia per solidarietà sia per paura. Poi per quanto riguarda il business, Chinatown è stata tacciata, ghettizzata e si è perso tanto. Soltanto di passaggio, di clienti e soprattutto anche di stranieri che potessero venire qua a fare gli acquisti. Dai vari mass media, cartacei e video hanno alimentato l'isteria di tutti. È proprio un'isteria, perché alla fine è un'influenza. E di tutto è diventato più, secondo me, una cosa politica. Noi siamo quelli che ne stanno subendo le conseguenze da tutta questa situazione. Quello che c'è adesso è il frutto di quello che hanno seminato. Questa paura è stata troppo strumentalizzata. Ha assistito, ha saputo anche di episodi di discriminazione. Sì. Situazioni di discriminazione, secondo me, per menti malate, basta. Sono stupidato.
guidate da persone che hanno proprio veramente un QI da 0 a 1 e basta. Cervello grande quanto un chicco di grano. Non capiscono effettivamente che cosa volesse dire e che cosa succedeva intorno a loro. Le è capitato di vedere atteggiamenti strani da parte della clientela? Di primo acchito può darsi, la diffidenza di primo acchito c'è. Il deflusso della clientela la potrebbe spingere a chiudere il negozio per qualche giorno? No, siamo stoici. Per cui combattiamo, tra virgolette, contro l'ignoranza. Per cui siamo sempre sul pezzo. Speriamo che si possa ripartire da qui. In questa settimana di casi e psicosi da coronavirus, i primi a scendere in campo sono stati medici e infermieri. Come ha lavorato il servizio di emergenza per limitare ed evitare nuovi contagi? Sappiamo tutti che in questi giorni viviamo una situazione d'emergenza, che è quella della gestione del coronavirus. Diciamo che sì, la situazione è particolarmente allarmante, ma i nostri equipaggi lavorano in grande tranquillità. Abbiamo dei protocolli particolari da parte di Areu, che è la nostra agenzia regionale emergenza urgenza, che sta gestendo l'intera situazione lombarda. Dicevo tranquilli perché abbiamo disposizioni di protezione individuale particolarmente rafforzati. Mi riferisco a tute, camici, occhialini, ma soprattutto mascherine ad alta protezione, guanti e, se presenti, calzari e cuffie. Con un caso sospetto, arrivando in PS, dove l'autista è completamente sigillato nel suo vano e non ha contatti con il paziente, ove il paziente deambuli, un soccorritore lo accompagna in PS, si riprende il mezzo e si affronta la cosiddetta sanificazione. E per chiarire alcuni aspetti legati alle misure restrittive prese dal Ministero della Salute, è intervenuto anche ai nostri microfoni il Presidente della Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici. Sul caso specifico, che è quello del coronavirus, allora, l'Ordine ha già avviato dei processi formativi a distanza, a cui hanno già aderito oltre 5.000 medici, e quindi diciamo questo attiene al settore delle competenze. Anche all'interno della Commissione Nazionale CM abbiamo fatto approvare un provvedimento che snellisce tutte le incombenze burocratiche per favorire la formazione dei professionisti della salute. L'altro intervento è quello della disponibilità degli ordini nei confronti delle autorità sanitarie, e quindi abbiamo provato a interloquire con il Ministero in maniera particolare per il reclutamento di giovani che facessero parte di quei nuclei di intervento che sono presenti negli aeroporti. Abbiamo organizzato la sorveglianza a Fiumicino e a Malpensa e poi di lì piano piano a tutti gli altri aeroporti. Nel momento in cui un paziente dovesse recarsi in ospedale al pronto soccorso, il pronto soccorso naturalmente verrebbe chiuso per la sanificazione e i medici andrebbero in quarantena perché hanno avuto un contatto stretto con un malato del coronavirus e quindi devono aspettare 14 giorni prima di rientrare in ospedale. Avete ricevuto qualche indicazione particolare su come affrontare il coronavirus? Sì, abbiamo un protocollo aziendale da rispettare. Dobbiamo attenerci a queste indicazioni per raggiungere l'obiettivo, che è non trasmettere ad altri l'infezione del coronavirus. È cambiato l'accesso dei parenti. Prima poteva entrare più gente, adesso entra solo un parente, solo in alcune fasce orarie. Le indicazioni sono che la mascherina deve metterla solo chi viene in pronto soccorso e ha questi sintomi: febbre, raffreddore o tosse. Noi, se uno
è sano, relativamente sano, non dovrebbe metterla. In pronto soccorso chi fa triage ha la mascherina FP3, sì. Il resto mascherina chirurgica. Poi se c'è un caso sospetto parte il protocollo e tutti quelli che vengono a contatto col paziente sospetto devono mettere la mascherina adeguata col filo. Se è positivo viene trasferito nell'ospedale dove c'è l'isolamento, sì. Avete avuto qualche caso sospetto? Sì, però risultati negativi. Il paziente è stato isolato, sono stati fatti accertamenti il tampone e poi dopo l'esito il paziente era in buone condizioni, è stato dimesso. Paura relativa, non tanto per noi, ma per magari il fatto di portare a casa alla famiglia o alle persone più anziane. E sono più che altro gli infermieri del pronto soccorso che sono stanchi. E comunque la gente si fa spaventare, cioè come noi ieri, cioè anche questa mamma sono spaventata, sono venuta. C'è tanta gente che è un po' ignorante, non ignorante, non lo so se fa spaventare, i bambini se hanno una febbre li portano. Coronavirus a Milano significa fobia da germi. Dopo i supermercati sono state prese d'assalto anche le farmacie. Da sabato, quando poi c'è stato il vero boom delle notizie, c'è stata una processione vera e propria per la ricerca di mascherine e disinfettanti. Mascherine erano già a zero, i disinfettanti sono andati praticamente a ruba. Lunedì ancora molta affluenza, oggi molto meno. Diciamo che la gente si è un po' rassegnata, un po' non esce di casa. E c'è stato anche un passo indietro di vari media in cui hanno un pochettino ridimensionato perché era scattato il panico sia in farmacia che nei supermercati che ovunque. La carenza di prodotti igienizzanti ha spinto alcune farmacie a produrne in proprio. Vedendo una domanda crescente, noi avevamo già cominciato ad approntare il nostro prodotto galenico da poter offrire ai clienti in alternativa a quello di marca. Negli ultimi giorni, esattamente fine settimana scorsa, quando dato proprio in rottura di stock sia dai magazzini che al supermercato, abbiamo pensato di continuare la preparazione facendola in una quantità più elevata e di dare un segno ai clienti che hanno nella nostra carta fedeltà avvisarli del fatto che saremmo venuti incontro a questa emergenza offrendogli una quantità in omaggio. Chi ha ritenuto di avere necessità si è rivolto a noi e noi abbiamo soddisfatto le richieste. Prevede che ce ne sarà ancora bisogno nell'immediato futuro? Questo non lo so, di sicuro noi ci stiamo organizzando e abbiamo chiesto ai nostri fornitori appena possibile di avere le materie prime per continuare a produrlo. In alternativa c'è sempre la mucchina fatta in casa secondo la ricetta dell'OMS. Sono maschere che vengono in questo caso specificamente consigliate per il rischio da protezione dei virus e batteri, sono maschere composte da dei tessuti non tessuti che hanno una carica elettrostatica all'interno che trattiene le polveri e conseguentemente anche in realtà i virus, perché virus e batteri hanno una dimensione assimilabile a quello delle polveri più fini. Noi abbiamo assunto circa 30 persone in più, abbiamo ampiamente raddoppiato i turni di produzione. Qualche settimana fa la domanda principale era l'Asia, in questo momento la domanda si è spostata molto più sull'Europa, esplosa decisamente negli ultimi giorni in Italia, qualsiasi tipo di livello, dalle farmacie ai supermercati. Senza dubbio c'è molta disinformazione sul tema, noi come produttori ma anche altri stanno cercando di fare un po' di formazione. La mascherina non serve ad essere utilizzata così andando in giro per strada, fondamentalmente è uno strumento preventivo per evitare il contatto con virus e batteri, la trasmissione appunto delle vie aeree. Un uso improprio porta a un'eccessiva domanda che non esiste capacità produttiva per far fronte a questa cosa qua, peraltro cioè, a questi termini andrebbe quasi sconsigliato questa overprotezione, dall'altra sicuramente stiamo andando incontro a un
cambiamento culturale, il prossimo inverno senza dubbio non mi sorprenderà vedere persone in metropolitana con la maschera per proteggersi e per proteggere diciamo il prossimo dalla trasmissione dei virus. Coronavirus, è giusto definirla epidemia o pandemia? I pareri sono discordanti, abbiamo chiesto di spiegare quali possono essere le differenze ad un medico. La malattia si definisce epidemica quando colpisce un numero di individui significativamente superiore a quanto ci si sarebbe atteso in quella zona e in quel periodo. Si parla di pandemia quando l'epidemia è geograficamente molto estesa, interessando molte nazioni e molti continenti. Il Covid-19 ha già due criteri necessari per essere definito pandemia. Uno dei criteri è quello della diffusione tra le persone, l'altro criterio è quello della mortalità. Il terzo criterio sarebbe quello della diffusione su larga scala. Attualmente, almeno per le conoscenze che abbiamo, il Covid-19 è presente in 40 paesi e in quasi tutti i continenti. L'Agenzia Sanitaria delle Nazioni Unite ha poi precisato che ci sono oltre 2000 casi di coronavirus al di fuori della Cina. Per l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'alto contagio su larga scala è diventato un rischio per l'intero pianeta. Sul versante economico, il settore turistico e alberghiero hanno subito un forte calo delle presenze. Ma dalla ristorazione arriva qualche idea per ripartire. Da quando è partita questa emergenza coronavirus a Milano, da sabato il lavoro si è fermato. È stato una moria di sdette, di prenotazioni, fino ad arrivare al 70% per ciò che riguarda il ristorante, mentre invece altri colleghi in quella zona hanno avuto un calo del 100%, zero clienti nel fine settimana, che è stato credo l'apice della non ripresa o comunque del blocco. Situazione attuale difficile, nel senso che anche questa settimana la pausa pranzo si è lavorato con sempre un 60% in meno rispetto alla normalità. La sera un calo maggiore, appunto anche del 90%. Quali misure avete chiesto alle istituzioni di adottare per aiutarvi? Ma sono state fatte diverse richieste che a volte sembrano così realizzabili facilmente, ma poi concretamente sono sempre difficili da attuare, nel senso che si parla di recupero dell'IRAP da luglio o comunque dichiarazione 2021, alcuni aiuti fiscali. Io credo che per ripartire subito dovrebbero azzerare le tasse comunali, ma quella sugli eventi. Credo che riportare la gente in strada con eventi per far uscire la gente in strada in serenità, ecco, dovrebbero allargare le maglie della burocrazia. Il sistema si è mosso subito per cercare di contenere i costi. È stato chiesto al personale di andare in ferie, alcuni servizi sono stati ridotti, per esempio nel nostro caso l'area di ristorazione è stata ridotta. La situazione è molto difficile e quindi il settore va aiutato nel modo più ampio possibile. Diciamo, i mesi a venire fino a maggio e giugno stiamo ricevendo solo cancellazioni. Le uniche poche prenotazioni sono per settembre-ottobre. Una situazione non semplice per gli alberghi milanesi, a cui si è aggiunto il rinvio del Salone del Mobile a giugno. È stata una decisione univoca da parte del Federlegno Arredo. Non tutti sono d'accordo nell'utilità dello spostamento in questa data, però non siamo noi a poter giudicare. Aprile parte la settimana del mobile, per Milano è un mese di media occupazione, perché spesso ci sono i ponti festivi. Il vedersi posticipata un grosso evento che genera un ritorno finanziario importante sicuramente richiede una pianificazione ad hoc. Per un'agenzia di booking e di management, cosa vuol dire annullare una data di un concerto con
tanti paganti. L'annullare un concerto comporta innanzitutto dover pagare comunque i fornitori, pagare dei tecnici, pagare anche l'artista. C'è uno stallo perché se la data si recupera si ritorna tutti alla normalità, tutti felici, se la data non si recupera nel mantenente si trovano altre soluzioni. Quali possono essere queste soluzioni? Il rimborso, che è l'ultima delle soluzioni, diciamo, oppure il posticipo su un'altra venue e, dal momento che siamo a ridosso anche della stagione estiva, magari posticipare sull'estivo. Ma è sempre un azzardo anche quello. Se i termini dovessero essere ancora prorogati, cosa vorrebbe dire? In generale per il mercato? Sì. Ieri è uscito un articolo sull'Aggi che parlava di circa 7.400 concerti sospesi o annullati. Parliamo di circa 10 milioni di fatturato che sono in ballo. In tanti casi, nelle ultime settimane, sono stati annullati anche concerti di artisti stranieri molto importanti. Questo cosa comporta da un punto di vista organizzativo per le società che si occupano di booking? Ecco, in questo caso le agenzie che sono agenzie di promoting per artisti esteri che vengono in Italia vivono una situazione un po' più complicata rispetto alla nostra, perché da contratto loro hanno l'obbligo di dover pagare degli anticipi e dei costi prima della data. Però ti dico, ci sono anche artisti i cui concerti sono ancora in programma che in questo momento stanno vendendo pochissimo, non zero. Il coronavirus non risparmia nemmeno il mondo del teatro. Varie sono state le date di spettacoli in programma cancellate o rimandate in tutta Italia. Qual è la risposta degli attori? Un colpo, una zappata sui piedi, perché a causa di questo panico, probabilmente creato in modo eccessivo, come stiamo vivendo in questi giorni, il fatto di chiudere i teatri, di chiudere i centri culturali, di non poter andare a vedere le visite ai musei, piuttosto che una commedia in uno spazio teatrale o parateatrale, è gravissimo. La sera mi piacerebbe andare a vedere uno spettacolo teatrale piuttosto che per me stesso anche andare a recitare nei teatri, perché come farà il teatro poi a ritornare alla sua normalità? Cioè, la domanda che io mi pongo è quella: c'è un piano già per incentivare la gente ad andare di nuovo a teatro? Perché comunque la paura rimane. La settimana prossima ho uno spettacolo. Nella mia compagnia c'era una persona residente nel Modigliano, per la privacy non posso dire di dove, ma non è stato questo la cosa scatenante della cancellazione degli spettacoli. Il fatto che sì, ci hanno dovuto cancellare uno spettacolo nel mezzo di una tournée, quando alle spalle ci sono, per preparare uno spettacolo, magari per chi non è del settore non conosce le tempistiche di produzione, ma uno spettacolo si prepara a seconda della dimensione, da 5 mesi, 6 mesi, talvolta anche un anno per le produzioni più importanti. Quindi io vorrei che la gente si immedesimasse nella persona di un attore, un produttore teatrale, piuttosto che un operatore culturale generico. Quando alle spalle hai 5-6 mesi di lavoro, di tempo investito, di soldi soprattutto investiti, sbang, arriva la mazzata, non possiamo perché per precauzione dobbiamo chiudere gli spettacoli. La cosa utile, probabilmente, che il governo regionale piuttosto che il governo nazionale dovrà fare, è quello di trovare un piano anche per il sostegno delle piccole associazioni teatrali, dei teatri che sono comunali, privati, e incentivare soprattutto, almeno una campagna, per incentivare la gente a tornare alla vita quotidiana. I sacerdoti hanno accettato facilmente questa decisione dell'arcivescovo e della curia di Milano. Invece i fedeli hanno trovato delle difficoltà, molti venivano a chiedere ma perché, ma come mai, poi alla fine quando questi eventi si sono così diffusi, tutti hanno capito e quindi adesso non fa più notizia. Sarà forse la prima domenica dopo chissà quanti anni che non si celebra in Basilica. E forse potremmo scoprire che non avere la Santa Messa in parrocchia, quindi celebrata, non soltanto vista in televisione, crea appunto un desiderio di partecipare meglio quando la Santa Messa potrà essere di nuovo celebrata.
Mi pare che il provvedimento non abbia bisogno di grandi spiegazioni, è lì da vedere, e quindi anche una chiesa che vive dentro un contesto, diciamo così, di laicità, obbedisce a queste norme che peraltro sono evidentemente emanate per il bene di tutti. Alcuni miei colleghi hanno pensato a questa soluzione, loro celebrano privatamente e poi mandano il loro video, diciamo così, a beneficio di tutti. Io non ho fatto questa scelta, ho fatto una scelta che è quella così semplicemente di mandare un paio di messaggi, costruirli, un paio di messaggi e di mandarli online, ma non celebro. Quindi condividiamo anche noi, insieme con tutti, questa sorta di, chiamiamolo così, di digiuno eucaristico. Sali sulla moto! Come sali? Così. Dai! Sali, non tira a cavallo così, vai. Dai. Ok, abbraccia. Ding. Metto gli occhiali perché c'è vento. L'emergenza non ha fermato il Milano Clown Festival, che ha trovato modi insoliti per invitare alla festa e superare la paura nel cuore del quartiere Isola. In questo caso noi dovremmo agire. Senza permesso, io non ho mai fatto questo, però non è giusto che siamo sempre noi a pagare. Al posto della mascherina abbiamo usato questa mascherina, che sarebbe il naso da clown. Ecco, questo ci protegge da tutto il virus, da tutti i virus. E la nostra oasi, che è quella che abbiamo creato qui nel Sagrato, deve uscire dalla nostra scuola e portare la nostra allegria, la nostra gioia intorno a noi, che sarebbe poi, l'occasione era il Clown Festival, Milano Clown Festival, che era dal 27 al 29 febbraio. È chiaro che è stata una cosa molto difficile da mandare giù, no? Però nello stesso tempo adesso siamo tutti in confusione, c'è questa confusione che stiamo vivendo tutti. Noi siamo abituati da anni, no? Tutti i pomeriggi alle 3:30 di scendere, perciò non abbiamo paura e veniamo tutti i giorni, dalle 3 alle 6. Un po' di paura bisogna averla, però visto che qua in zona non c'è pericolo, noi veniamo giù. Quindi bisogna continuare a vivere tranquillamente, a fare le cose di sempre? Sì, e venire giù tutti i giorni come facciamo noi. Chi vince? Mario, vieni! La corona, quella virus. No, è tutto corona. Una mezza corona. La corona, la birra. Noi vinciamo, giochiamo la mezza corona. Chi vince? La corona. Grande. Che oggi sono stata bene in giro per il parco. C'è pochissima gente in giro, però qui vedo che l'attività dei miei amici, nonostante tutto, funziona come sempre. Parlavo prima con una mia amica che io ero una bambina, c'era stata l'asiatica, ma non mi ricordo che ci fosse tutto questo. Però erano altri tempi e forse c'era meno diffusione di notizie belle, più o meno giuste, più o meno corrette, per cui non so dire. Lei pensa che i media siano stati troppo allarmistici? Sì, un po' sì. Sicuramente sì, e martellanti molto. Allegro! Dai! Insieme! Oggi è il primo giorno, abbiamo già fatto attività fisica all'una, dall'una alle tre, e adesso facciamo la seconda tranche, andrà anche credo domani, stesso orario, alle 5 per tutto il weekend. Sì, è comunque una manifestazione della quale Milano ha bisogno in questo momento. Va bene, allora direi partiamo a fare una corsetta di riscaldamento e andiamo nel giorno.
Per far fronte all'emergenza coronavirus, le aziende hanno pensato a una modalità di lavoro innovativa. Lo smart working, detto anche lavoro agile, è la prestazione di lavoro che può essere effettuata non nella sede dell'azienda, ma in un altro luogo individuato dal lavoratore, che potrebbe essere sia la propria abitazione, ma anche un altro luogo scelto. Un aspetto su cui influisce molto lo smart working è il tempo che naturalmente, lavorando da casa, una persona non perde sui mezzi, soprattutto in una città come Milano, che è molto grande e si traduce in più ore di lavoro. Naturalmente poi alla lunga rileva delle inefficienze, perché lavorare a stretto contatto con la persona presente al tuo fianco è tutta un'altra cosa. Infatti, nonostante strumenti come videoconferenze e condivisione dello schermo consentano ai dipendenti di vedersi e avere a disposizione il materiale di lavoro, ci sono alcuni settori che ne risentono più di altri. Io sono un giornalista e mi occupo di comunicazione, marketing ed eventi. Sono stati annullati convegni, conferenze e appunto eventi, che sono la parte fondamentale del nostro lavoro. Abbiamo cercato di capire come le aziende, le agenzie, i centri media stessero affrontando questo problema. Ma ci rendiamo conto che può essere una cosa temporanea e non possiamo andare avanti a parlare di coronavirus per i prossimi 2 mesi. Quindi mi auguro che il mercato si riprenda il più presto possibile, perché il nostro business ne sta risentendo veramente tanto. A seguito dell'emergenza coronavirus che ha interessato la regione Lombardia, moltissime sono le università che hanno deciso di proseguire le attività didattiche con diversi metodi. La mia università si è impegnata da subito a implementare l'attività didattica online tramite appunto la somministrazione di lezioni attraverso la piattaforma Microsoft Teams. In questa modalità di somministrare le lezioni online risulta molto importante, in quanto è decisivo dare una continuità alle attività universitarie, soprattutto quando si parla di programmi molto fitti, quali quelli di un master o comunque di una laurea magistrale. Non è semplicissimo interagire col professore in conference call, però comunque il livello di apprendimento, a mio parere, resta adeguato, resta bilanciato. Obiettivamente si sta più comodi a casa a seguire le lezioni. Anche noi della Scuola di Giornalismo dell'Università Cattolica non ci siamo fermati e abbiamo continuato a lavorare, facendo di un'emergenza una possibilità. Abbiamo girato per la città per documentare, cercando di mettere in pratica quello che studiamo durante l'anno. ...1848-1866, durante le guerre di indipendenza, 2 volte a Custozza, sconfitte che fecero gridare al disastro. Si trattò in realtà di fatti d'arme da pochissimi morti e feriti, considerando la quantità delle forze in campo, in cui l'effetto di disastro fu prodotto dalla non gestione da parte delle classi dirigenti, in quel caso militari, sarde e poi italiane. Quindi mi sembra che, se lei guarda alla percezione dell'Italia come un gigantesco lazzaretto, che è quello che in effetti sta succedendo, non è nient'altro che dall'estero vedere quello che viene comunicato e il modo in cui viene comunicato, con gente che si mette in faccia alla qualunque in maniera più maldestra. Questo è il primo elemento che mi ha colpito. Il secondo elemento che mi ha colpito è il buttarlo in gazzarra politico immediatamente. Quindi, qualunque cosa non viene mai rispettata fino in fondo. Zero attenzione a quelle che sono le preoccupazioni della cittadinanza e zero dimostrazione di responsabilità da parte di chi ha o vorrebbe avere, vorrebbe disperatamente avere o tornare ad avere responsabilità di governo, sia a livello centrale sia a livello territoriale. A livello internazionale lì vediamo una cosa, cioè, da un lato che non è possibile gestire le emergenze, che siano emergenze dal punto di vista climatico, che siano emergenze dal punto di vista dei flussi migratori, che siano emergenze dal punto di vista finanziario, che siano emergenze, come in questo caso, dal punto di vista sanitario, senza tentare di farlo al più alto livello di coordinamento possibile. Quindi, se è emersa una cosa, è che il coordinamento regionale della sanità può funzionare di fronte all'ordinaria amministrazione, ma è disastroso rispetto a quelle che sono le grandi emergenze. Così come evidentemente a livello nazionale non è sufficiente, avremmo dovuto poter
avere un livello europeo di coordinamento, ma siccome l'Unione non ha competenze in materia sanitaria, l'effetto è che gli stati vanno in ordine sparso, le regioni vanno in ordine sparso e dove possono, persino le province autonome, vanno in ordine sparso. Quindi questo dovrebbe essere un momento importante, dovremmo imparare la lezione di alzare dove è possibile il coordinamento al massimo livello raggiungibile. Vittoria silenziosa quella dell'Inter giovedì sera contro il Ludogorets. L'atmosfera era surreale, con circa 500 persone tra addetti ai lavori e giornalisti all'interno dello stadio. Un silenzio che di solito viene in parte coperto dai rumori di fondo o dai cori dei tifosi. Anche nei pub milanesi la musica non cambia. In campo Anderson, secondo l'arbitro, per Ranocchia scivolata in palla. Qui Ranocchia due volte non riesce. Ha impressionato il modo in cui i giocatori del Ludogorets hanno percorso i pochi metri che separavano l'ingresso dell'albergo al pullman, muniti con mascherine e guanti. Juve-Inter e le altre quattro partite di Serie A in programma questo fine settimana a porte chiuse sono state temporaneamente rinviate al 13 maggio. La decisione definitiva sulle date dei rinvii sarà presa in un'assemblea in data 4 marzo. Le opzioni sul tavolo sono molteplici. Cambia anche la data della finale di Coppa Italia, che slitta al 20 di maggio.